Vendi Italia 2024 continua. Ci troviamo allo stand della Barry Calbeau, la proprietaria del brand Van Houten e soprattutto Caprimo, che è protagonista in questo stand, in questa edizione 2024 di Vendi Italia. Oggi con noi c'è Matteo Paris, il responsabile commerciale per il vending in Italia. Ciao Matteo, ciao. Finalmente dopo tanto tempo ci rivediamo. Sempre un piacere veramente vederti Fabio, perché sei, oltre che un grande professionista, sei sicuramente anche un amico e quindi è sempre veramente un piacere vederti, incontrarti e poter parlare anche dell'azienda per cui lavoro e che sono fiero di presentare anche a tutti voi. E lo facciamo subito, non nascondo che siamo stati attirati, io e tutto il mio team, dal profumo che proveniva dal vostro stand. È uno stand estremamente strutturato, molto elegante e devo dire anche con questi piccoli frutti di cacao che sono, per quello che è il costo del cacao in questo momento, l'equivalente di un lingotto d'oro. Assolutamente, il cacao ormai insieme al caffè, lo sapete tutti benissimo, ha raggiunto prezzi importanti, però noi ci siamo, noi siamo in grado soprattutto di servirlo a voi clienti e non temete che noi ci saremo sempre, al vostro fianco. E allora andiamo intanto a raccontare in un minuto quello che è il background di questa azienda belga che ha quasi 200 anni, esattamente 196 anni, perché è stata fondata nel 1828. Un minuto per te Matteo. Esatto, allora Barry Calbeau sicuramente è un'azienda importantissima con moltissimi brand, siamo in grado di servire qualunque divisione, qualunque canale, a livelli importantissimi, dai clienti più grandi ai clienti più piccoli. Per noi sono sempre importanti, soprattutto essere clienti di Barry Calbeau vuol dire affidarsi a noi, avere un prodotto di qualità e sicuramente innovare, innovazione e sostenibilità, perché noi abbiamo bisogno di questo per portare avanti il progetto e sicuramente per tenere alto il nostro prodotto. Quello che posso dire per la divisione vending, che è la divisione di cui io faccio parte, è sicuramente che serviamo a tutti voi prodotti di qualità dall'A alla Z, quindi per intenderci noi siamo in grado di servire cioccolate di alto livello, cioccolate con alto livello, alte percentuali di cacao, sicuramente una linea di tè importanti che non è il semplice tè al limone che tutti conoscono sul mercato italiano, ma tè e frutti di bosco e il chai latte. Abbiamo sicuramente una linea importante di latte, di topping, di creamer e abbiamo delle importanti novità che vorremmo appunto presentarvi e di cui adesso parleremo. Non a caso noi ci troviamo in questa location alle nostre spalle, infatti c'è un distributore automatico con la visualizzazione di una serie di bevande sponsorizzate Caprimo. Che cos'è Caprimo? Allora, innanzitutto Caprimo, come potete intuire, deriva da Capri, dalla bellissima isola di Capri, e tu Fabio la conosci, giusto? Cosa abbiamo voluto rifare? Sicuramente abbiamo voluto rimodernizzare il logo, la visual identity del marchio Caprimo, come potete poi vedere dai nuovi packaging, sono molto diretti, molto freschi, non più tradizionali come il marchio Caprimo e il brand di una volta. Vogliamo un attimo rimodernizzare appunto il logo stesso. Pensiamo di esserci riusciti ovviamente, vogliamo esaltare l'italianità del marchio, perché appunto Caprimo deriva dal nome Capri, la dolce vita in una cappa, in una tazza, e Caprimo essenzialmente è in grado di offrire a tutti voi operatori del vending e incapsulatori un range completo di prodotti dalla A alla Z, come dicevo prima. Matteo, alle nostre spalle appunto c'è un distributore nel quale avete programmato più bevande proprio per mostrare ai gestori in che modo è possibile, una volta inserito il prodotto materia prima, andare a realizzare una serie di prodotti specifici.
Esatto, direi che Caprimo è sostanzialmente forte nella linea di cappuccini aromatizzati. Io te ne vorrei offrire uno, caro Fabio, se sei d'accordo, e punterei sul nostro cavallo di battaglia, che è il noisette, in italiano il nocciolino, il famoso cappuccino al nocciolino, se sei d'accordo, perché tu sei ovviamente... Se sei d'accordo è una domanda inutile, allora lo sai bene. Allora posso offrirtelo, eh? Assolutamente sì. Prodotti di prima qualità, latte scremato, un pizzico di cacao, che comunque non guasta mai, noi siamo forti nel cacao, e degli aromi che sono assolutamente di prima qualità. Il nostro caprimo noisette hanno cercato di copiarcelo, non ci sono riusciti, e i nostri clienti, sia lato vending operator sia incapsulatori, ne sono veramente entusiasti. Beh, diciamo anche che Barrigal Bow è una delle aziende in termini di lavorazione del cacao più grandi al mondo, un gigante da oltre 6 miliardi di euro di fatturato. Assolutamente, assolutamente. E soprattutto io vorrei anche sottolineare un altro aspetto dell'azienda che rappresento in questo momento. Devo dire che noi siamo, oltre alla qualità, puntiamo moltissimo alla innovazione. Per innovazione noi intendiamo comunque seguire i trend di mercato, magari anticiparli, perché nel mercato sicuramente è sempre meglio essere pionieri che follower. E anche soprattutto sulla sostenibilità. Non dimentichiamoci che il cacao sicuramente è un prodotto, una materia prima, una materia naturale che va tutelata. Non è detto che fra 50 anni, se non applichiamo delle politiche severe e veloci, non è detto che fra 50 anni possiamo ancora beneficiare degli effetti del cacao stesso, e quindi noi puntiamo moltissimo sulla sostenibilità. Come abbiamo un'associazione che è la Cocoa Horizon, che punta proprio a tutelare vari aspetti del processo iniziale, dalla pianta stessa fino alla filiera, quindi tutta la filiera. E devo dire che ho imparato tantissimo in questi 3 anni, non conoscevo forse il termine sostenibilità, forse molte persone, molti operatori non conoscono ancora bene il termine sostenibilità, ma nel corso degli ultimi anni se ne sta parlando fortunatamente anche in Italia, e ce n'è bisogno. Devo dire che, ricollegandomi a quanto abbiamo detto prima, che ormai il cacao è paragonabile all'oro, devo dire che non è un caso. Sì, sicuramente le speculazioni di mercato, dove vi sono in ogni ambito, ma è anche dovuto al fatto che il cacao come materia prima è scarso in questo momento, quindi l'offerta non riesce a coprire la domanda nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e noi dobbiamo assolutamente tutelare questa materia prima. Io, mentre tu parlavi di questa cosa interessantissima, che è la sostenibilità, che è sempre più importante tirare in ballo per il nostro pianeta, per i frutti che esso genera, il cacao è uno di questi, per il caffè e così via, non sono stato abbastanza prudente da lasciare lontano il prodotto che ho iniziato ad assaggiare. La tentazione, non lo nascondo, Matteo, è stata troppo forte, perché il profumo che emanava questo straordinario prodotto a marchio Caprimo mi ha rapito, e ho detto: ah no, questa non posso lasciarmela sfuggire, devo iniziare ad assaggiarlo. E allora, per andare a entrare in contatto con te, con voi di Barrigal Bow, e quindi iniziare una relazione commerciale, o magari avere semplicemente delle informazioni sui vostri prodotti, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere per entrare in contatto con te? Sicuramente è un piacere entrare in contatto con più possibile persone, più possibili operatori vending, più possibile incapsulatori. Per me è un piacere parlare dell'azienda Barrigal Bow, dei suoi prodotti, dell'innovazione
e della concretezza nella sostenibilità che portiamo avanti ogni giorno. Per contattarmi potete scrivermi tranquillamente a matteo_paris@berry-centrale-callebaut.com e io sono felicissimo di rispondervi in tempi brevissimi. Volevo appunto anche dire l'ultima cosa, a proposito di innovazione, noi abbiamo lanciato anche una linea dedicata, sempre Caprimo, dedicata al plant-based e linea vegana, quindi siamo in grado di offrirvi un prodotto, una cioccolata vegana, plant-based, una bevanda che noi non è giusto chiamare latte, ma sostanzialmente è una bevanda simil latte a base di avena e un prototipo, quindi stiamo testandolo in questi giorni in fiera e sta riscontrando un gran successo, è sicuramente un cappuccino vegano alla vaniglia. Fantastico, io poi insomma sentendo tutti gli aromi che ci sono all'interno di questo stand, mentre tu ne parli, dico con tutta onestà che davvero mi commuovo. Matteo, grazie, sempre un grandissimo piacere e bentornato dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Grazie a tutti voi e contattatemi, perché per me è un piacere parlare dei prodotti che io sponsorizzo ogni giorno. Grazie a tutti, ciao.